Oggi al momento libero trattiamo di una figura alla quale io mi sento molto legata, non tanto per la sua opera che è di indubbia qualità, ma che può piacere o non piacere, quanto proprio per la sua personalità. Stiamo parlando di Pierpaolo Pasolini e del suo romanzo Ragazzi di vita del 1955, che ebbe una vicenda editoriale molto travagliata, come del resto fu travagliata la vita stessa di Pasolini. Perché mi sento così legata a Pasolini? Perché Pasolini, con la sua stessa vita e con le sue opere, fu un lottatore. Un lottatore contro chi? Contro cosa? Contro quel disvalore che io personalmente detesto, forse anche per quello che mi sento così legata a Pasolini, che è l'ipocrisia. Pasolini, lotta con tutte le sue forze contro questa realtà che alla fine era la realtà dell'Italietta, che era appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, che era appena uscita da un ventennio in cui l'ipocrisia in molti ambiti aveva regnato, e questo lo si può anche vedere dai romanzi e dalle novelle del suo grandissimo amico Alberto Moravia, altro grandissimo scrittore. Magari gli dedicheremo un altro momento libero un po' più avanti, perché merita anche Alberto Moravia, che non a caso appunto era molto molto amico di Pierpaolo Pasolini. Insomma, è quell'Italietta che era costituita per lo più dai valori della media borghesia, media piccola borghesia, e Pasolini si pone dei problemi, si pone delle domande e cerca di capire che cosa non è andato, che cosa non è andato e perché le cose non sono andate come dovevano. L'Italia doveva tirarsi su, in teoria, con il ventennio, doveva tirarsi su con la guerra, era questa l'idea di partenza. Ma poi questo non accadde e Pasolini si pone delle domande, si dà anche delle risposte e con queste fa le sue battaglie. Pasolini, tra l'altro, come sapete tutti, era omosessuale e per questo motivo, in una società in cui l'omosessualità ancora non era accettata a livello sociale, Pasolini spesso venne discriminato, venne attaccato, venne bullizzato anche per strada. Eppure Pasolini non si arrendeva mai. Lui, se poteva, cercava il dialogo. Era un carattere comunque fumantino, quindi alla fine si arrabbiava, magari reagiva, però prima di reagire lui cercava sempre di dare speranza al dialogo, cercava sempre, anche a costo di parlare con sconosciuti, di mettersi in gioco, di dire cose che sapeva che non sarebbero piaciute, però lui cercava sempre la strada dell'incontro e questo secondo me è un grande esempio per tutti noi, nonostante poi Pasolini abbia fatto una bruttissima fine. Come sapete, Pasolini fu assassinato all'idroscalo di Ostia nel 1975, in circostanze che purtroppo ancora sono ignote, ma comunque non si può dire che lui non fosse una persona che si mettesse in gioco, anche se questo poi gli è costato molto molto caro, anche a detta di tutti quelli che lo conoscevano e che erano amici suoi. Anche con Ragazzi di vita, Pasolini compie, effettua parte di questa lotta, perché lui mette sul piatto delle realtà che sulle prime non vengono accettate. Prima ho detto che Ragazzi di vita ha una vicenda editoriale travagliata. In realtà non è corretto, l'edizione andò bene, fece successo, fece scalpore, ma proprio per questo scalpore, Ragazzi di vita fu, diciamo, portato a processo, o meglio, Pasolini fu processato proprio per Ragazzi di vita in quanto libro immorale, scandaloso. Vedete questa ipocrisia contro la quale Pasolini voleva andare a tutti i costi. Poi fu assolto anche grazie alle numerose testimonianze degli autori e degli amici intellettuali con cui Pasolini tratteneva rapporti di amicizia e che riconoscevano il valore delle sue opere. Dovete sapere che Pasolini fu processato innumerevoli volte proprio per le sue opere, perché ritenute appunto scandalose, immorali, irriverenti, ecco, non ben pensanti. Ed era proprio quello che Pasolini voleva ottenere, anche se fu una battaglia continua. Perché Ragazzi di vita viene ritenuto così scandaloso?
Beh, innanzitutto perché mette sul piatto e mette in evidenza una parte di popolazione che di solito non aveva voce, cioè la parte di popolazione inerente al sottoproletariato. Ragazzi di Vita è ambientato a Roma. Pasolini ovviamente non era romano, voi sapete, il padre era bolognese, la madre era friulana. Lui crebbe poi in Friuli, quindi in realtà lui non era romano, però si trasferì a Roma e si intratteneva spesso con i ragazzi delle borgate, andava a parlare con la gente, amava mettersi in mezzo. Era proprio questa vitalità che Pasolini cercava, questa autenticità che lui vedeva che nell'Italia, che di solito aveva voce, mancava e che quindi lui andava a cercare altrove. Questo altrove, in questo caso, è proprio il sottoproletariato delle borgate. Si tratta di personaggi picareschi. Si può dire che se questo libro appartiene a un genere, sì, il genere appunto sia quello del romanzo picaresco, cioè quello in cui ci sono dei personaggi che vanno in giro, hanno le loro avventure, scapestrati, questi personaggi un po' ingenui che si danno i soprannomi fra di loro, tipo il Riccetto, il Caciotta, il Lenzetta, ecco, e ne combinano di tutti i colori, anche ovviamente dandosi alla piccola criminalità, non lavorando, dandosi all'accattonaggio, alla prostituzione, a volte commettendo crimini anche un po' più gravi, ecco. Pasolini non ne nasconde alcuno, Pasolini riconosce che quest'ambito sociale, diciamo, aveva i suoi problemi, però diciamo che Pasolini dà il privilegio proprio all'esaltazione della vitalità di questo tipo di approccio alla vita, ecco. Qualcuno accosta l'opera di Pasolini al neorealismo, indubbiamente questi sono gli anni del neorealismo, gli anni 50 sono gli anni dei famosi film neorealisti, penso per esempio a Ladri di biciclette, ecco, ma anche ad altri romanzi neorealisti. Però Pasolini non fa proprio parte del neorealismo, perché il neorealismo sì, descrive la realtà della parte di popolazione più povera, d'accordo, ma il neorealismo è fatto per denunciare una situazione, appunto per mettere in evidenza, la situazione che riguarda persone che di solito non possono avere voce. E questo non è proprio esatto per Pasolini, perché lui sì, descrive la vita di queste persone, ma lui non vuole semplicemente denunciare, lui vuole esaltare e questo non c'entra molto con il neorealismo, ecco. D'altra parte siamo anche negli anni in cui sta nascendo la Beat Generation in America, ancora in Italia ci metterà un po' ad arrivare, ma i contrasti fra le parti meno abbienti della popolazione, la cosiddetta poi borghesia, ecco, i contrasti fra queste parti vengono messi sul piatto, cioè quali errori ha compiuto quella middle class, tra virgolette, che poi ha portato alla guerra, che poi porterà alla guerra del Vietnam, che poi alla fine sarà il tema fondamentale del movimento hippie, che poi nascerà più avanti. In ogni caso, appunto in America, già negli anni 50 si fa strada alla Beat Generation. Ricordiamo che nel 1951 esce Il giovane Holden, oppure The Catcher in the Rye, questo è il titolo originale inglese, anzi americano. E poi nel 57 uscirà On the Road, un altro romanzo picaresco molto molto famoso. Quindi diciamo che l'humus culturale è molto fertile. In Italia la Beat Generation ci metterà un bel po' ad arrivare, diciamo più che altro negli anni 60 e 70, ma diciamo che Pasolini è già audace in questo, infatti per far capire che non viene accettato viene mandato a processo, appunto, quando magari già in America le cose erano molto molto più avanti, ma è normale che sia così, voglio dire, anche storicamente parlando le cose sono andate così, quindi nulla di cui stupirsi. In questo romanzo Pasolini descrive la realtà in modo talmente tanto fedele che vuole rendere questo libro fedele alla realtà anche dal punto di vista del linguaggio. Infatti lui non è romano,
ma i dialoghi sono scritti nel romanesco delle borgate. E io ovviamente adesso non vi leggerò i dialoghi in romanesco perché sarei completamente ridicola, non essendo io romana, però vi voglio leggere un altro brano che mi è molto piaciuto perché dà una panoramica generale di Roma, anche della Roma famosa, monumentale, ma per una volta non vista dal punto di vista del turismo o comunque della Roma bene, ma vista dal punto di vista di questi ragazzacci di vita che hanno così sete di avventura, così sete di vita e che ne combinano appunto di tutti i colori. Vi prendo il brano. E tutta quella vita non c'era solo nelle borgate della periferia, ma pure dentro Roma, nel centro della città, magari sotto il cupolone. Sì, proprio sotto il cupolone, che bastava mettere il naso fuori dal colonnato di Piazza San Pietro verso Porta Cavalleggeri. Eccoli lì a gridare, a prendere d'aceto, a sfottere, in bande e in gang intorno ai cinemetti, alle pizzerie, sparpagliati poco più in là, in via del Gelsomino, in via della Cava, sugli spiazzi di terra battuta delimitata dai mucchi di rifiuti, dove i ragazzini di giorno giocano a palla, in coppie tra le fratte coperte di pezzi di giornale abbandonati tra via delle Fornaci e il Gianicolo. E sotto, passato il traforo gocciolante, ecco tutto uguale a Piazza della Rovere, dove file di turisti passano a testa alta, tenendosi a braccetto, coi calzoni alla zuava e le scarpe pesanti, cantando canzoni alpine in coro, mentre i giovinastri addossati alla spalletta del Tevere, presso una latrina intasata, coi calzoni a tubo e gli scarpini a punta, li guardano, dicendogli dietro con un'espressione annoiata e sarcastica delle parole che se le capissero li farebbero morire di un colpo. E giù per i Lungoteveri, per dove passano scassati i rari tram sotto le gallerie dei platani, lungo selciati sconnessi e le lambrette che se la sbroccolano in curva con sopra un giovanotto o due in cerca di rogna. Verso Castel Sant'Angelo, con ai piedi, sul pelo del fiume, il Ciriola tutto illuminato. Verso Piazza del Popolo, elegante come un gran teatro, il Pincio e Villa Borghese, col ronzio dei violini e le sordine delle mignotte o i froci che passano in frotta cantando con le palpebre abbassate e le bocche cascanti e sentimental, e sbirciando con la coda dell'occhio per vedere se per caso non stesse arrivando il carrettone. Oppure dalla parte opposta, verso Ponte Sisto, dove, sotto il fontanone sporco e tutto luccicante, due squadre di giovincelli trasfeverini stanno facendo una partita al pallone, urlando di brutto e correndo come un branco di pecore tra le ruote delle 1009 dei ganzi che vanno con la zoccoletta di Cinecittà a cenare all'antica Pesa. Mentre, da tutti i vicoletti di Trastevere, lì dietro, giunge il brusio delle mascelle, maschili e femminili, che masticano la pizza o il crostino all'aperto in piazza Sant'Egidio o al Mattonato, coi ragazzini che fanno la lagna, o intorno ai pischelli che litigano, correndo sui selciati, leggeri come le carte sporche che il venticello trascina qua e là. Ebbene, io trovo che questo brano abbia delle immagini veramente belle, originali e forti, anche nelle similitudini. Per esempio, notiamo questo leggeri, non leggeri come le nuvole, leggeri come il vento, no, leggeri come le carte sporche, si tratta di carte sporche, si tratta di latrine intasate, si tratta di sfottere, di gang, di bande, di pezzi di giornale abbandonati, di rifiuti. Ecco, la Roma che descrive Pasolini è una Roma ricca di rifiuti, ricca di inquinamento ed è anche la Roma del boom economico del dopoguerra, di cui Pasolini vuole mettere in evidenza anche i difetti, perché è vero, il boom economico significa economia, sviluppo, progresso, ma ha sempre dei risvolti positivi questo progresso? No, Pasolini è molto legato a questo tema, soprattutto al tema dell'inquinamento e della rottura del paesaggio. Questo diventa evidente nella descrizione di fiumi quali l'Aniene, che viene descritto come un fiume altamente inquinato, pieno di varechina, schifezze, residui industriali, scarti. E dentro l'Aniene i ragazzini fanno il bagno perché sono sempre stati abituati a fare il bagno in questo fiume anche prima che venisse così deturpato ed è un fiume che poi diventa anche molto molto pericoloso e
Vabbè, non vi spoilerò niente. In ogni caso, che dire, è sicuramente un romanzo che descrive attimi di vita vera, di vita autentica, in tutte le sue sfaccettature, quelle più negative e quelle più esaltanti. Io vi consiglio questo libro? Sinceramente sì, perché credo che dia un punto di vista nuovo, un punto di vista che adesso noi conosciamo meglio, però che per allora era veramente avanguardista e in alcuni punti riesce a essere divertente, in altri punti riesce a far riflettere e a far comprendere molte cose, che alla fine era anche l'obiettivo di Pierpaolo Pasolini, quello di far riflettere, capire e comprendere. Per il resto nulla, in questo momento il libro finisce qui, noi ci vediamo alla prossima e vi mando un bacio. Ciao!